fuori. Gloria a Cristo, alleluia. Gloria a Eterno. In questo mondo c'è gente che pratica di tutto. Ci sono quelli che seguono lo sport, ci sono quelli che vanno a ballare, ci sono quelli che lavorano dalla mattina alla sera, ci sono quelli che disegnano, ci sono quelli che cantano, ma ci sono anche i predicatori. Amen. Ci vogliono anche i predicatori in questo mondo. Gloria a Cristo. In questo mondo c'è gente che fa di tutto, sapete? Ci sono quelli che rubano, spacciano, vendono droga, si drogano, prostituzione, delinquenza, c'è di tutto. Ci vogliono anche i predicatori. Amen. Amen, alleluia. In questo mondo c'è di tutto. Gente che bestemmia, gente che dice brutte parole, ci vogliono anche i predicatori. Alleluia. Gloria a Dio Santo. Oh, perché i predicatori parlano dell'amore di Dio. Io sono venuto qui a predicare il nome di Gesù Cristo. Amen. Ci vogliono anche i predicatori in questo mondo. Ci vogliono anche persone che predicano in questo mondo. Non solo quelli che vendono, non solo quelli che comprano, non solo quelli che fanno sport, non solo quelli che seguono la moda, le cose. Ci vogliono anche chi predica la parola di Dio. Ci vogliono anche uomini che predicano. Gloria, alleluia, a te, Signore. Alleluia. Perché Gesù Cristo disse: andate per tutto il mondo. Questo è un ordine di Gesù Cristo. Sapete, Gesù è il re dei re, il Signore dei signori, il Signore del cielo e della terra. E lui dice nella parola: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, perché solo nel Vangelo c'è la speranza per l'umanità. Solo tramite il Vangelo possiamo avere la pace nel cuore. La pace non te la può dare lo psicologo, la pillola, le gocce. La pace non te la può dare lo yoga o Buddha. La pace viene da Gesù Cristo, il Salvatore. Amen. La pace viene dal vero Dio. Bene. La pace viene da Gesù. Gloria a tuo nome, Signore. Ecco perché ci vogliono i predicatori che portano il messaggio della pace. Abbi pietà, misericordia. C'è bisogno di predicatori. Libera e spesso le catene, Signore. La maggior parte rompiono degli catene, esseri umani, Padre, stanno vivendo. Gloria nel a te, buio. Signore. La maggior parte degli esseri umani stanno vivendo nell'errore, nella cattiveria, nella confusione. Gloria a te, Signore. Ecco perché c'è bisogno che la parola del Signore venga predicata. Cari di Fossombrone, la Bibbia dice: il cielo e la terra passeranno, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Alleluia. Un pochino più su, per favore. Vedete come la parola di Dio disturba. Se qua venissero a cantare, a ballare samba, a ballare la musica, nessuno si disturba. Ma se uno predica il nome di Gesù alle persone che fanno il peccato, dà fastidio. Perché sono i ribelli che rifiutano la parola. Io sto parlando dell'amore di Dio. Se qua venissero le ballerine mezze nude, le spogliareliste, venissero qui a regalarti la birra, il whisky, oh, saresti lì con la bava alla bocca, ad applaudire, a ballare come un indemoniato. Ma se viene qualcuno a parlare di Gesù, dà fastidio questo. Complimenti, che bella società. Meno male che le Marche sarà la regione della cultura. Che bella cultura che avete. Dio, perdonali. Perdonali. Gloria a te, Santo Nome, Gesù. Pentitevi dei vostri peccati. Verrà un giorno del giudizio. Credete in Gesù. Salvatevi dalla perdizione. Salvatevi dall'inferno. Salvatevi dal peccato. Gesù Cristo è venuto nel mondo, alleluia, per salvare l'umanità. Chi crede in lui sarà salvato.
Credi, tieni il messaggio della Bibbia. Prega, Gesù, ti illuminerà, ti illuminerà. Cari delle Marche, noi stiamo vivendo nei tempi della fine. Oggi quasi nessuno vuole ascoltare la parola del Signore. Ma Dio manda uomini come voci che gridano nel deserto per dire alle persone: abbiate fede in Gesù. Pentitevi delle vostre opere cattive. Pentitevi delle vostre bestemmie. Pentitevi della vostra malvagità. Cambiate vita. Credete nel Messia. Lasciate tutto per seguire Gesù. Lasciate il peccato. Gloria a te, Signore. Lasciate l'adulterio. Lasciate l'idolatria. Lasciate il vizio. Seguite Cristo, perché Lui è la via. Gloria a te, la Signore. La verità e la vita. Santo sei, Signore. Adesso le persone non vogliono credere. Santo sei, Signore. Le persone non vogliono ascoltare la parola di Dio. Gloria a te, nome Gesù. Ma quando verrà la fine, grideranno, piangeranno, urleranno. Ma non ci sarà più tempo, dice la Bibbia, perché dei giudizi terribili verranno sul mondo, come fu ai giorni di Noè, così sarà nei giorni della venuta del Figlio dell'uomo. Adesso tanti non vogliono ascoltare, ma in quei giorni terribili dei giudizi di Dio grideranno, piangeranno, ma non ci sarà più tempo, perché hanno disprezzato le parole dell'Onnipotente, hanno disprezzato le parole del Dio vivente, hanno scelto la menzogna invece della verità. Gloria a Cristo. Vogliono vivere nel peccato invece che nella giustizia. Vogliono vivere nelle tenebre invece che nella luce. Allora avranno la ricompensa delle loro malvagie azioni. Ma se tu ti penti, ti converti e credi nel Re dei Re, se tu credi nel Nazareno, alleluia, se tu credi nel Messia, se tu credi nel Figlio di Dio, nell'agnello di Dio, la tua vita può cambiare. Gloria a te, Signore. Puoi uscire dalle tenebre, puoi avere la luce di Gesù Cristo nel tuo cuore, se tu credi alla sua parola. Alleluia, perché la parola del Signore è la vera luce. La parola del Signore è la verità. Gesù disse: conoscerete la verità vi farà liberi. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Perciò abbiate fede nel Re dei Re. Sono un predicatore del Vangelo, un evangelista. Parliamo di Gesù, che è l'unica speranza. È il Figlio di Dio che è venuto a morire per noi. Creda questo, Signore. E creda che Gesù è vivo. Guarda, Dio sia il suo, che lui è sempre Dio. Ma c'è un solo Dio. E me, tanto è mia come il tuo, è solo Dio. Ora dobbiamo seguire la parola, capisci? Per esempio, io le voglio dire, sbagliato inginocchiarsi o pregare davanti alle statue. Questo non è buono davanti a Dio. Perché? Perché Dio l'ha proibito nella Bibbia. Nei 10 comandamenti. Lo senti, adesso, solo che i preti non dicono la verità. Sta a sentire, manco gli altri. Perché quante nel Gesù erano tutti analfabeti, non sapeva neanche nessuno, scriva in merito. Ma lo Spirito Santo. Ma li smette quel che perde. No, questa parola è stata ispirata dallo Spirito Santo. Ma vada. Sì. Ma... i profeti, gli apostoli, hanno scritto la verità, Signore. E nei 10 comandamenti dice che dobbiamo adorare solo Dio, non avere le statue, le immagini. È sbagliato. Dobbiamo seguire la parola del Signore. È vero. Io la benedico. La Bibbia dice che noi non dobbiamo adorare gli idoli, le statue, le immagini, i santini, le statuette, tutto quello è inganno.
Gesù è spirito. Leggete la Bibbia. Gloria a tuo nome, Signore, guidaci Spirito Santo. Leggete la Bibbia. Cercate la salvezza. Leggete la parola del Signore. Gloria a te, Gesù. Stiamo vivendo nei tempi della fine. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Non siate ribelli. Non siate increduli, abbiate fede, alleluia, gloria a te, nel Signore Gesù Cristo, alleluia, salve ogni essere. Credete in Gesù. Gesù Cristo è l'unica speranza. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Gloria a Eterno. L'agnello di Dio che morì sulla croce per noi.